Ciao a tutti amiche e amici di BPM Power. Questa è la scheda video Asus Fenix G4 GTX 1660 e, come suggerisce il nome, si trova a metà strada tra la GeForce GTX 1660 Ti e la GeForce GTX 1060. Ovviamente sono schede che si trovano adesso perché tutte le altre sono esaurite. Comunque, si tratta di una scheda Mini TX che presenta un design compatto a ventola singola. Misura solo 174 mm di lunghezza, quindi si adatta anche alla custodia più compatta. In modalità gaming ha un clock di base di 1530 MHz e un boost clock di 1800 MHz, leggermente superiore rispetto al clock base predefinito che è 1785 MHz. La modalità OC spinge la velocità di clock leggermente superiore a un clock di base di 1560 MHz e un boost clock di 1830 MHz. Questa scheda video supporta l'interfaccia PCI Express 3.0 e monta delle RAM di tipo GDDR5, 6 GB con 192 bit, 1400 CUDA cores e una velocità massima di 8200 MHz. Infine, la GeForce GTX 1660 ha un TDP di soli 120 W e quindi molto probabilmente non sarà necessario acquistare un nuovo alimentatore se ne avete già uno montato nel case che sia almeno da 500 W. La scheda funziona anche con un singolo connettore di alimentazione a 8 pin. La singola ventola utilizza il design a pala alare di Asus che presenta punte abbassate su ciascuna pala della ventola per ridurre la resistenza e aumentare quindi il carico d'aria mosso. La ventola utilizza anche doppi cuscinetti a sfera per una maggiore durata e longevità. Sul retro la scheda presenta solo tre uscite display, di cui HDMI 2.0b, una DisplayPort 1.4 e un connettore vecchio DVI-D. Detto questo, Nvidia afferma che la GPU supporta effettivamente anche le connessioni Virtual Link tramite USB-C e spetta ai singoli produttori implementarla. Questa non è implementata. Ma passiamo ora a parlare delle performance, prendendo come esempio Far Cry 5. Con una risoluzione Full HD e con i dettagli impostati tutto su Ultra arriviamo a 83 frame al secondo. In 1440 pixel, sempre su Ultra, scendiamo a 57, mentre arriviamo in 4K a 29. Chiaramente questa scheda non è fatta per il 4K. Andiamo avanti su Shadow of War, dove in Full HD arriviamo a 67 frame al secondo, in 1440p in 46 frame al secondo e infine risoluzione 4K, sempre tutto con Ultra, 27 frame al secondo. Una prestazione molto buona, specialmente se volete giocare in Full HD. Potete trovare la scheda video Asus Fenix GeForce GTX 1660 su bpmpower.com cliccando sul link riportato qui in basso in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace alla pagina Facebook e seguirci su Instagram. Ciao a tutti e alla prossima!